Vi racconto un po' di più di Harare, che è la capitale dello Zimbabwe, che è una città di oltre 1 milione di abitanti, naturalmente, aveva il suo acquedotto comunque, perché quasi tutti i quartieri erano provvisti di tubazione che portava acqua potabile alle case, solo che a un certo punto quest'acqua che veniva distribuita agli abitanti ha cominciato a diminuire di quantità. E quindi cosa succede? Che fatalità, nei quartieri più ricchi continua ad arrivare, e invece nei quartieri poveri a un certo punto smette di arrivare, per tante ragioni che possiamo immaginare. Alla fine, se ci sono dei problemi di manutenzione o di quantità d'acqua, sono fatalità sempre i quartieri più poveri che saranno penalizzati. E quindi tutti quanti hanno cominciato a scavare dei piccoli pozzi poco profondi nel proprio giardino per avere acqua da bere. Però in questo stesso giardino, che in genere è molto piccolo, perché parliamo di quartieri poveri in cui in genere c'è una piccola casetta, ogni famiglia ha una piccola casetta di una stanza o due, e fuori dalla casetta c'è un'altra piccola stanzetta in cui c'è la latrina, che vuol dire che c'è un buco in cui tutti i membri della famiglia vanno a fare i propri bisogni. E poi a un certo punto ogni famiglia ha cominciato a fare un pozzo di 5-7 metri di profondità per trovare l'acqua. Cosa succede? Che quell'acqua che tutte le famiglie hanno cominciato a usare era in realtà contaminata dalle latrine, perché erano troppo vicine. E quindi MSF, Medici Senza Frontiere, ha cominciato a tornare ogni anno, anche 2 volte l'anno, perché c'erano delle epidemie di colera. Il Ministero della Salute ci chiamava, ci chiedeva di aiutare, perché ogni anno migliaia di persone si ammalavano di colera e questo cominciava a succedere 2 volte l'anno. Quindi cosa abbiamo fatto? Dopo, alla seconda o terza volta che siamo stati chiamati per questo motivo, abbiamo capito quali erano le cause e abbiamo detto è inutile cercare di curare i pazienti, è molto meglio cercare di prevenire lo scoppio dell'epidemia e quindi abbiamo fatto dei pozzi molto più profondi, un pozzo per ogni quartiere e la comunità che vive intorno al pozzo deve gestirlo, nel senso che devono fare in modo che il pozzo rimanga protetto, che non ci sia contaminazione e che si possa continuare a fare la manutenzione, che il pozzo continui a funzionare. E però la gente deve andare a prendere l'acqua al rubinetto vicino al pozzo. Non abbiamo più, non c'è un acquedotto che porta l'acqua in ogni casa. E attenzione, questi pozzi dovevano essere fatti in modo da evitare la contaminazione. Quindi quelle latrine che vanno e che ormai hanno già contaminato tutta la prima falda, quindi le acque sotterranee che si trovano a pochi metri di profondità, bisognava fare in modo che queste latrine non andassero a contaminare anche l'acqua che si trova più in profondità. Questo si può fare con degli accorgimenti tecnici quando si perforano i pozzi, bisogna sempre farlo, perché un po' in tutto il mondo le acque superficiali sono già inquinate. Se vi informate da dove arriva l'acqua che bevete voi e se il vostro acquedotto prende l'acqua da alcuni pozzi, vedrete che non sono pozzi di 5-7 metri di profondità, sono pozzi di molte centinaia di metri di profondità, perché anche in Italia l'acqua delle prime falde acquifere è sempre inquinata. L'Italia è un paese industrializzato, abbiamo tante fonti di inquinamento. Se facessimo noi un piccolo pozzo nel nostro giardino, vi posso assicurare che anche noi probabilmente ci ammaleremo molto molto presto se volessimo bere l'acqua, la prima acqua che incontriamo quando cominciamo a scavare. E quindi in questo caso è questo che MSF ha fatto. Abbiamo capito quali erano le cause di queste epidemie di colera ricorrenti, che avvenivano ogni anno nella stessa stagione e abbiamo cercato una soluzione. Non si riesce sempre a farlo, certe volte la popolazione coinvolta è troppo numerosa e non possiamo fare pozzi per tutti, bisogna cercare altre soluzioni. Certe volte bisogna focalizzarsi sui pazienti, però questo è un caso in cui abbiamo visto gli effetti della riduzione della quantità d'acqua disponibile. L'abbiamo visto non misurando l'acqua, ma l'abbiamo visto sulla salute della popolazione.